C'era una volta una ragazza che sognava di andare su di un castello sulla luna, dove le stanze erano piene di polvere magica. Ma i suoi amici non credevano alla polvere magica, le dissero: attenta, se vai sulla luna non avrai nessuno ad ascoltare la tua musica. Così si spaventò ed aspettò, aspettò. Finché un giorno, dopo 12 anni, stanca di aspettare, decise di partire per quel lungo e difficile viaggio sulla luna, dove si trasformò in una bellissima fata dalla voce divina. Una voce che tutto il mondo era in grado di sentire. La mia ombra. Claudia, Maurizio! Sbrigati, Anna, fai presto. Sì, lo so. Ma cosa fai? Cosa fai? Mamma! Claudia, è ora di andare. Questo è per te quando arrivi in Australia. Ma io non vado in Australia. Portiamo anche mamma? No, forse è meglio che non ci veda salire sulla nave. Sì. Allora, chi racconterà la storia ai bambini se vado via? Io posso... E se le mie storie mi vengono solo quando sono qui, cosa succederà se non mi vengono più? Impossibile. Guarda, Claudietta, lo sai quando brilla la luna in Italia? Il sole splende in Australia. Ma dov'è? Claudia, hai perso qualcosa? Guarda, bella, almeno adesso è la tua cameretta tutta da sola. Enrico, puoi venire? Ho bisogno d'aiuto. Neanche la Madonna voleva venire in Australia. Thank you.
Your name? Would you kindly share your name with the class, please? All right. Good morning, class. Good morning, Father Winterburn. Story. Dobbiamo dire una storia alla classe, capito? Right. Who'd like to come up to the front and tell a story to the class today? Claudietta e la grande nave. C'era una volta, non molto tempo fa. Claudietta e la sua famiglia che andavano a fare una gita sulla grande nave in... Speak English, please. Ma la gente sulla nave continuava a dire... Io lì non ci torno più, io lì non ci torno più. Ave Maria, falli capire che hanno sbagliato e facci tornare a casa. See you in class tomorrow, Claudia. Un'altra cosa, deve vestirsi di bianco e grigio finché non avrai di soldi per comprare una divisa. Arrivederci. Trova le sue scarpe. Ma Enrico, che cosa abbiamo fatto? C'era una volta una bambina italiana che sognava di ritornare a casa laddove girasoli. Claudietta! Once upon a time, there lived a girl who loved shopping every day. She went shopping. She asked her mum what she liked to buy. Her mum kept saying no. Madonna, perdonami per aver fatto male alla mia ombra. Ti prego, Madonna, se me la dai indietro, ti giuro che sarò brava. Do you want a photo? Photo? Thank you.
Do you like them? My first story for a magazine. Story? Look at me. Very good. One more for your boyfriend. Grazie, Madonna. Once upon a time, a young girl named Claudia lived in a faraway land on the sun, where the fields were covered with the most beautiful sunflowers, and where people would have magical picnics, making them laugh and play. Until one day, when she was out riding her bicycle with her papa, she suddenly began to fly towards the sky, where she travelled for many days and many nights, until finally she arrived in here, in Australia, bringing the entire world her most wonderful stories. What is going on here? I think I'd better hang out to these for the rest of the day. All right, what are you waiting for? Come on, back into class. Ese mondito è in via c'è la foto, forse non avremo più storie da raccontare. Impossibile.